RTM Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Possibilities, how many futures unfold whenever there. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite una band, abbiamo ospite tanti membri della band qui. A questo punto la prima domanda sorge spontanea. Se dovessi descrivere oggi gli Elmore, chi sono e soprattutto perché Elmore? Gli Elmore sono una band formata ormai 3 anni fa. Ho conosciuto Enrico e Nicola poco prima dello scoppio dello Down, e questa è una cosa che contraddistingue, diciamo, la genesi del nostro gruppo, perché ci siamo conosciuti in un momento in cui in realtà la musica e l'intrattenimento e tutta una serie di altre cose che, come ben sappiamo, ho subito proprio uno stop nel momento in cui ci siamo conosciuti. Siamo nati così, siamo nati inizialmente Rico, Nicola e io, una passione per la musica inedita. Abbiamo sempre avuto in mente, fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a suonare, di fare comunque inediti, di fare un progetto che sia nostro. E poi siamo andati avanti. All'inizio la formazione non era completa, poi siamo andati in cerca di un bassista, una cosa che è andata avanti per molto tempo, e dopo alla fine è arrivato Pietro, si è così completata, diciamo, la formazione per come l'avevamo pensata. È strutturata inizialmente per quello che serviva al progetto, diciamo. E come mai questo nome? Allora, in realtà l'aneddoto è partito da Nicola, cioè anche lì l'inizio, quello che è stato il primo spunto per il nome della band l'ha avuto Nicola. Se vuoi raccontare te, Nick, così. Sì, semplicemente eravamo in sala prove, in provincia di Treviso, e sostanzialmente c'erano tre stanze adibite appunto a sala prove. E su ognuna aveva un nome, quindi c'era la Red Room, la Gold Room e la Platinum Room. Noi chiaramente eravamo dentro una di queste, stavamo un po' pensando un po' all'inizio, fantasticando un po' sul nome, ed è venuto fuori. Io ero alla batteria, quindi vedevo la porta e sostanzialmente vedevo la scritta a rovescio della sala, quindi era, adesso non mi ricordo se era la Gold Room, Vabbè, probabilmente. era il room comunque il punto, Era la no? room, esatto, quindi dall'interno si vedeva la scritta in contrario e vedevo Moore, ok? Quindi mi piaceva proprio a livello di suono, perché era anche un suono dolce, quindi mi piaceva Moore come nome. Quindi abbiamo preso quel pezzo in sostanza e dopo abbiamo aggiunto un EL, l'ha aggiunto Enrico in questo caso, perché gli era venuto in mente il nome di un gruppo che gli piaceva, che si chiamava Elbow, correggimi se sbaglio. Giusto. Gli Elbow, e quindi abbiamo coniugato il prefisso EL a Moore e vedevamo che ci stava molto bene, e quindi È rimasto quello. da lì è rimasto quello. Abbiamo fatto comunque passare un po' di tempo per capire se la sonorità del nome ci piaceva o non ci piaceva. Passati mesi, il nome alla fine dei conti è rimasto quello, non ci stancava, era bello, era soave anche da pronunciare, per cui è stato il nome definitivo poi alla fine. Questo Sì, mondo andando avanti. diciamo. Sì, dimmi. Sì, no, aggiungo anche una cosa che uno molto, molto spesso magari non ci pensa, ma trovare un nome che sia originale al tempo stesso, che riesca a descrivere un po' quelli che sono comunque. È come dare un mood, no? È proprio un nome, un'identità a quello che stai facendo. Non è assolutamente semplice, uno, trovarne uno calzante. E soprattutto. Non è semplice che quello calzante che magari trovi non sia già stato preso. Fare delle ricerche al giorno d'oggi è pazzesco. Siamo andati incontro a delle ricerche su ricerche per vedere se c'erano qualsiasi tipo di, anche industrie abbiamo visto che potessero avere questo nome registrato, eccetera. Poi alla fine siamo stati fortunati perché abbiamo visto che, insomma, il nome l'abbiamo trovato libero, diciamo. A parte vecchissime cose che, vabbè, però è una Sì. cosa, ci abbiamo sbattuto un po' la testa, ecco.
E a questo punto intanto parlerei del singolo, come nasce questo singolo, da cosa trae ispirazione. Allora, il singolo, beh, dal punto di vista del testo e del messaggio, nasce da alcune riflessioni fatte sulle casualità e sul calcolo delle probabilità, una cosa che mi ha sempre affascinato. Io scrivo i testi. Sì, Il paroliere ufficiale. fino adesso la porta è aperta sempre a tutti, però per il momento sono quello che scrive. Sì, l'ispirazione è nata da alcune vicende su cui mi sono imbattuto navigando in internet, leggendo alcune curiosità. Appunto, da lì ho avuto l'ispirazione poi di spiegare quello che era il mio rapporto con le casualità nella vita e di come vedessi in prospettiva anche il futuro, di come sarebbe giusto vederlo, secondo me, più che altro, perché fondamentalmente alla base non solo di Possibilities, ma di tutti i nostri progetti, c'è un sentimento di rivalsa, un occhio positivo al futuro, una chiave di lettura della vita che possa essere, come dire, sempre con qualche accezione positiva, vedere il lato buono delle cose. E in Sì, questo sono caso, quello. secondo me, Possibilities lo E fa. a questo punto, Perché, insomma, sì, no, beh, dimmi. più nel dettaglio potrei specificare che alcuni passaggi del testo, per esempio, fanno riferimento ad alcuni eventi. Uno di questi è quello di un bambino cieco, che casualmente su un campo di fiori riuscì a cogliere un quadrifoglio, che è il simbolo della fortuna per antonomasia, diciamo, oppure di come alcuni proiettili si fusero a mezz'aria durante la guerra. Ci sono una probabilità su 1 milione, avevo letto, che succedesse questa cosa qua. E il pezzo, tra l'altro, si chiude, perché mi ricollego sempre al discorso che è giusto, secondo me, lasciare un messaggio positivo, o comunque sì, a me piace farlo. Il testo si chiude proprio, lo traduco in italiano: non ho più paura, non ho più, come posso dire, timori, perché ho trovato un quadrifoglio. E quindi il messaggio della canzone fondamentalmente è che ogni giorno si possono trovare quadrifogli, anche se non li si vede. E trovare nelle piccole cose quotidiane, comunque, si può nascondere sempre il colpo di fortuna, per cui secondo me, bisogna avere occhio nella vita per queste cose qua. Abbiamo visto una copertina del singolo dove ci sta quest'uomo in fondo con tante vie, ma non è detto Sì. che tutte portano alla stessa direzione. Da chi nasce? Chi ha avuto l'idea di questa copertina? Com'è andata questa copertina? Allora, la copertina nasce dall'idea, cioè diciamo che prende spunto dalla prima frase che viene detta nella canzone. Quanti futuri mi si dipanano davanti? Traduco sempre in italiano per convenzione, per comodità. E mi sono subito immaginato la figura di una persona che riuscisse quasi a visualizzare tutte le possibilità che la vita gli stava offrendo in un determinato momento, la cui riuscita in una di queste direzioni dipendeva semplicemente dal prossimo passo che avrebbe compiuto. La persona è ferma, non sta camminando, in quel momento è uno stato di riflessione. Possibilities è una riflessione sui passi da compiere. E su che peso hanno le nostre decisioni in questo, anche le più piccole. E quindi nasce proprio dall'idea di vedere la vita come tante diramazioni, tutte possibili, poche probabili, ma tutte possibili. È quello il senso. E la conformazione a band abbiamo scoperto che tu sei il vocalist.
E poi abbiamo Nicola che abbiamo capito la batteria e gli altri membri, quindi penso, suppongo che ci sia un basso e una chitarra e suppongo che Pietro sia basso. Ironia della sorte, il basso lo suono io, però esatto. Però è alto 1,96, tipo una roba del genere, quindi sì, è lui proprio perfetto. Quindi ho indovinato il basso. Sì, E a questo punto l'armonia tra la musica e le parole. Abbiamo detto lui compone le parole, ma chi è che poi studia la musica? Oppure fate un brainstorm dentro la sala e studiate insieme la crescita di questo brano? Via. Vai, Henry. Vai, vai, Rico. Allora, diciamo che la musica nasce sempre in modo abbastanza istintivo per noi, è qualcosa che ci accomuna abbastanza in questo, abbiamo un approccio istintivo, spontaneo e quindi nei momenti, diciamo, che ci sentiamo ispirati, ci mettiamo lì insieme, proviamo nel nostro piccolo studio e vengono fuori le cose da sole praticamente, senza pensare a niente, vengono fuori appunto in modo istintivo. Lì nasce l'idea che buttiamo giù magari subito come bozza e poi man mano viene un attimo più messa a posto, insomma, definita bene come struttura e tutto. Comunque nasce quasi sempre così la nostra musica. Dalle emozioni, in sostanza. Sì. Ma scegliere un genere che comunque vada porta un po' quel rock anglosassone, un pochettino che è un po' datato, ma sembra che sia più moderno dell'attuale. Sì, fortunatamente è così, perché diciamo che il nostro stile è un mix delle nostre quattro esperienze musicali, cioè del nostro passato e presente musicale che si fonde insieme. Diciamo che io sono un po' più vecchio degli altri ragazzi, quindi magari ho vissuto anche momenti precedenti musicali, diciamo gli anni 90 li ho vissuti in pieno, quindi un po' la mia base è un po' quella, no? Però anche loro alla fine poi come genere più o meno siamo lì come gusti e tutto. Magari con piccole differenze, ma che sono state forse appunto la cosa importante nel nostro stile, no? È stata proprio una fusione di stili che ha portato a questo, delle basi che vengono un po' da distante, ma poi con influenze magari più moderne e più attuali. Quindi il tutto si è ben mescolato, diciamo. Si riesce a Un po'. proiettare anche nel futuro, insomma, cioè, perché almeno penso che accordiamo tutti sul fatto che è giusto riproporre della musica che sia molto, cioè sia che le cui emozioni siano trasmesse attraverso gli strumenti a cui noi sia suonandoli sia ascoltandoli da altri artisti siamo molto legati, insomma. Certo. E sicuramente voi tutti avete suonato dal vivo, anche se in questa formazione penso che è stato un po' più difficile suonare perché il brano è uscito da poco. Però qual è la sensazione che avete provato la prima volta che siete saliti sul palco e davanti vi si è aperta questa platea che inizialmente poi era silenziosa, ma poi quel silenzio che a volte parla e vi manda quell'energia anche se siete concentrati, tesi, per suonare il brano, ma quell'energia che sentite da sotto sale e arriva come un'onda che poi vi travolge e voi rimandate sul palco e ritrasmettete voi. In quel caso, cosa provate? Io, se volete, rispondo io che, diciamo, Vai, Franco. anche in passato appunto con altri miei progetti mi è capitato, ho avuto la fortuna per una serie di fortunate circostanze di trovarmi in un circuito di concerti che ho fatto nel sud Italia.
per cui posso dire che nel mio piccolo non ho moltissime, non ho fatto moltissime esperienze da quel punto di vista, perché erano più che altro sempre contesti molto diversi fra loro. Ci sono stati dei casi in cui davvero, oltre che alle classiche serate nei locali, ho avuto anche la fortuna di avere dei palchi per me. E lì sì, senti effettivamente, è come se trovasse tutto un po' più la sua dimensione, un brano, un album, una serie di canzoni, trovassero la loro dimensione. Sì, sicuramente credo che concordino anche gli altri su questo. Quello Certo. che la musica può darti di più in assoluto, credo sia proprio quel tipo di ritorno. Credo che sia proprio alla base di quello che ci spinge in questo momento a portare avanti il nostro progetto, così per come l'avevamo pensato, per poterlo condividere. Soprattutto sulla pelle degli altri anche. Perché il live fa questo fondamentalmente. Ti fa vedere quello che gli altri hanno nella loro testa, te lo fa vedere, lo puoi sentire. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Ma poi per Grazie. me, avendo lavorato anche nel mondo dello spettacolo, in collaborazione con i tecnici del palco, ho visto sia dietro le quinte, sia poi, come ha detto Francesco, anche io mi sono fatto delle piccole esperienze, e per me quello che c'è di più bello nel suonare dal vivo è che è un contesto dove i conflitti si annullano completamente, cioè sia l'artista sia gli spettatori sono lì per godere di quel momento, per trasmettere emozioni vicendevolmente. E questa è una cosa che, cioè, è una circostanza che è difficilmente replicabile in altre situazioni, dal mio punto di vista. Vedere quegli occhi del pubblico che ti si davanti, che ti si para, che è sorridente, sorridono con gli occhi, vivono quella musica, forse è la cosa, c'è la sensazione più bella a quel punto. Certo, poi appunto ognuno ha il suo modo di manifestare le proprie emozioni, e quindi il tutto cioè tutto il contesto si arricchisce ancora di più. Secondo me, ma credo che gli altri siano d'accordo. Sì, in Assolutamente. sostanza, comunque a maggior ragione adesso che comunque vogliamo portare avanti a conclusione appunto questo progetto e soprattutto poterlo presentare in live perché per noi ha proprio una valenza, cioè vogliamo regalare proprio al pubblico le stesse nostre sensazioni che abbiamo provato quando abbiamo composto effettivamente questi pezzi, quindi vogliamo proprio trasmettere quello che abbiamo provato noi anche a loro. Proprio in maniera proprio diretta. Quindi sì, speriamo che l'anno prossimo sia anche un anno fortunato per noi, dopo 2 anni, diciamo, di pandemia, dove non abbiamo potuto praticamente fare niente. Siamo sempre andati avanti un po' col freno a mano tirato, però alla fine non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo ancora, ci crederemo sempre, per cui per noi è anche importante andare a suonare, appunto, a fare dei live e condividere, appunto, le nostre tracce, le nostre Quello è il emozioni fine e tutto. ultimo, Quindi, diciamo. esatto, quindi questo è quanto. E invece la vostra sensazione che avete provato, perché nel suonare il brano non lo ascoltate, suonate, ma poi quando l'avete riascoltato, il prodotto finale. Qual è stata la vostra reazione nell'ascoltarlo da spettatori e non da musicisti? Qual è stata la vostra sensazione a quel punto? Dipende dal mix, Esatto. dipende da quale mix. Uno sicuramente è stato molto positivo, l'ultimo. L'ultimo, dai, sì. Sì, dai, parliamo dell'ultimo mix. Sì, ci sono state diverse fasi nel frattempo, perché chiaramente noi eravamo abituati sempre a sentirlo da parte nostra, poi quando ci siamo approcciati allo studio, chiaramente era un po'
era il difficile un po' cambiare l'abitudine dell'ascolto che avevamo da un anno a questa parte, perché chiaramente siamo andati in studio da non molto. Però il pezzo ce l'avevamo già pronto da un bel pezzo, quindi eravamo comunque abituati a sentirlo in una certa maniera, e dopo abbiamo dovuto quasi, come posso spiegare, cambiare abitudine dell'orecchio. Passami un po' il concetto, ecco, ma spero si sia un po' E capito. diciamo che nelle varie fasi poi di cosa riesci ad ottenere dalla tua idea, ci sono vari passaggi che ci hanno portato ovviamente a rivalutare certe scelte, per cui è stata un'evoluzione fino all'ultimo, la canzone ha subito sempre di più un'evoluzione verso quello che è adesso molto più marcatamente il nostro stile, perché fondamentalmente Pietro poi è con noi da un anno, cioè la formazione è molto giovane in realtà, per cui fino alla fine abbiamo avuto delle grosse sorprese. Il pezzo tuttora dopo, perché non è uno degli ultimi che abbiamo scritto, però tuttora riascoltarlo nonostante le innumerevoli volte ci dà sempre qualcosa, è quello che ci ha fatto dire ok, possiamo, almeno dal mio punto di vista, possiamo condividerlo a questo punto con gli altri, possiamo permetterci di uscire con questo pezzo perché dà veramente qualcosa, a noi personalmente che l'abbiamo fatto ovviamente, poi si spera anche a chi lo ascolta, ovviamente. E secondo voi a questo punto abbiamo citato tante volte il lockdown. C'è un cambiamento, secondo voi, se vi siete accorti, nella visione della musica dal lockdown ad oggi? E forse c'è quella fame che inizialmente mancava della musica, soprattutto del stare insieme nella musica? Allora, secondo me è cambiato l'approccio delle persone nella fruizione di certi medium. E io ho lavorato in un settore che mi ha fatto davvero capire qual è stato il cambio di direzione dell'ascoltatore medio, dell'italiano medio, se vogliamo. E la direzione è stata quella di un dover correre ai ripari, digitalizzarsi, per cui trovare metodi alternativi per fruire di quelle che erano le proprie passioni. Una volta era la musica, è tornata ad esserlo adesso, condivisione, modo per riunirsi, per far sentire il calore alla band magari che ti piace, andare in giro, eccetera. Durante il lockdown molta gente ha rivalutato certe cose. Secondo me, un po', come giustamente dicevi, c'è un po' quella fame, no? Di musica nuova, di concerti. Sicuramente molta gente si è resa conto che quella roba lì è importante nella vita. Magari anche tanta gente che non è mai andata, cioè non è mai andata, no, però insomma, tanta gente che magari andava a pochi concerti adesso ne segue molti di più. Allo stesso modo, tanta gente che non ha mai capito e fruito della musica in streaming, adesso lo fa con più scioltezza. Ecco, possiamo dire questo. Secondo me, la mia percezione che ho avuto nell'evolversi di certe mentalità, ecco. Sì, poi c'è da dire che tutto sommato anche i piccoli centri culturali e circoli musicali dopo la pandemia hanno ripreso più piede, e questa è una cosa molto positiva, perché permette di diffondere molta più musica rispetto a prima, e certa gente si è consapevolizzata bene in questo. Poi che si diffonda tutto ancora di più è un altro paio di maniche, nel senso che sono processi sempre molto graduali, però anche questo fa ben sperare, deve far ben sperare per tutti gli artisti oltre a noi. E
Ci sono artisti in cui nel tempo vi avete non rubato, ma fatto proprio un sistema di un metodo o un qualcosa che poi vi siete portati dietro e tecnicamente o artisticamente ve lo portate dietro perché avete modificato nel tempo e poi vi hanno fatto anche crescere. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda, cioè qualsiasi artista ti dà sempre, cioè, è sempre fonte di ispirazione, almeno io la vivo così, cerco di cogliere tutti gli stimoli che la musica di per sé mi trasmette, di collezionare le idee e poi reinterpretarle a modo mio. Cioè c'è sempre una miscellanea di artisti diversi, insomma. E aggiungo anch'io appunto che diciamo che mi rendo conto che tutto quello che ho vissuto musicalmente, ascoltato nei live o in ascolto, poi viene metabolizzato e quindi un po' è dentro di te già, quindi ti esce già reinterpretato, ma inconsciamente questo è una cosa proprio che sia dentro, che sia un po' nel sangue quasi in certe cose e poi esce comunque a tuo modo interpretato in automatico, insomma, senza pensare. Ecco, il risultato di quello che si è vissuto negli anni e negli ascolti. Ma i talent che si girano in questo mondo sono secondo voi come le piattaforme? Sono un buon viatico per i giovani? Oppure faremo come i coreani dove devono saper cantare, ballare e sono tutti standardizzati, tutti uguali e fanno sempre la stessa musica? O fanno le cover? Allora, il discorso dei talent purtroppo è un qualcosa che è profondamente radicato io parlo sempre per ascoltatore medio in Italia, credo che poi in realtà è nel mondo che funziona così, però vedo le realtà a me vicine, sono quelle che ovviamente colpiscono di più, per cui parlo a livello locale, è tanto. Tantissime persone che conosco, ogni qualvolta salta fuori, non so, che ho un progetto, che ho una band, che ho, sicuramente succederà anche agli altri, non abbiamo mai parlato, ma do per scontato che succeda anche agli altri. C'è sempre qualcuno che alla fine ti domanda, ma perché non andate, ma perché non mandate il vostro materiale lì? Nome di talent qualsiasi, poi ce ne sono ormai, ce ne sono molteplici, proprio per il loro successo, immagino, ce ne siano tanti. C'è sempre quella domanda lì, perché nell'immaginario collettivo, ed è questa una mia paura, credo si sia proprio radicata dentro la convinzione che se vuoi effettivamente avere un ruolo come cantante, come band, cioè se vuoi veramente diventare qualcuno, devi passare per quei canali. Cioè, loro, ripeto, dico la gente comune, non in senso dispregiativo, ma chi non è in questo mondo qua, non sa che ci sono altri modi per arrivare lì. È Cioè, vero. pensano che sia quella la strada. E quindi dico, ma perché non vai? Dovresti andare, hai del materiale, vai. Cioè, non riescono a concepire il fatto che uno voglia farcela per altre vie, perché non le vedono, perché non sanno che esistono. Per loro sono i talent che ti portano avanti, punto. È una cosa che mi spaventa, che ho imparato ad accettare. Cioè, a una certa, tanta gente dice, no, guarda, non fa per me, io preferisco No, ma guarda, altre realtà. mi è capitato proprio sabato sera che ero fuori con gli amici e uno proprio mi ha chiesto, oh, Grazie. comunque guarda, ho ascoltato, bello, mi piace un sacco il vostro singolo, eccetera, ma perché non... Ma quando è che ti vediamo X Factor? E faccio...
Guarda, non Sì. li vedrai mai probabilmente, cioè, senza probabilmente non ci vedrai mai X Factor. Tra l'altro ne avevamo anche già parlato, cioè, i talent non sono per noi, cioè, per me, per noi non è una cosa spontanea, naturale, ma soprattutto genuina per noi. Piuttosto È uno è show, uno va show, considerato cioè, come tale, secondo comunque. me, senza, non c'è niente di male, No, non no, c'è niente di male, ma è assolutamente. un'altra cosa, è un'altra È cosa. un'altra cosa, comunque, fatalità, leggevo anche di una band proprio dello stesso talent, che tra l'altro è un altro caso che è successo, non è il primo, che comunque loro si lamentavano del fatto che avevano scoperto determinati accordi dietro le quinte, eccetera, eccetera, per cui le strade da prendere dovevano essere certe anziché altre, quindi Eh sì. questo, cioè, comunque lo sappiamo tutti come funziona alla fine dei conti, tranne magari gli ascoltatori medi, che per carità, ma chi è Esatto. musicista penso che tutti lo sappiano un po' come funziona. Piuttosto, se vogliamo avere un po' di visibilità, ci sono proprio i contest che sono fatti, che non sono per niente pubblicizzati né in TV, poco, veramente poco in radio, però quelli alla fine, secondo me, contano più di tutti, perché uno, ti danno la possibilità di fare dei live, e soprattutto ti danno la possibilità di conoscere altri gruppi, di magari scambiare date, crearsi delle opportunità, per cui secondo me quello è un percorso molto valido, soprattutto anche per noi che siamo anche una band emergente. Sì, poi talent show, almeno me, ho pensato subito a una critica che Pierpaolo Capovilla aveva fatto nei confronti di un musicista, in particolare di X Factor, si era accannito proprio in una maniera anche abbastanza pesante, ma perché il suo intento era quello di far capire che è tutto veramente finto, cioè il suo messaggio da gran comunicatore qual è questo qua, cioè che tutto valorizza di più l'immagine rispetto alla musica di per sé molto spesso. Poi danno molta visibilità, danno una prospettiva, ma neanche troppo a lungo termine, se ci pensiamo un attimo, e oscurano tutto quello che c'è nel resto d'Italia, nel resto del mondo, insomma, c'è, che magari invece avrebbe diritto ad avere più visibilità. Bisognerebbe stimolare la curiosità delle persone in maniera molto diversa, non solo tramite queste performance molto Costruite. ingigantite, fatte sì per intrattenere e basta, però non per emozionare. Poi sono punti di vista, ecco, però. Io, in merito a questo, ho pensato subito a Pierpaolo Capovilla che appunto ha detto questo. A questo punto, progetti futuri, portare musica dal vivo e tutto il progetto, come si svolverà? Questa è una bella domanda, effettivamente. Allora, provo a dare una risposta io. Vai. Beh, allora, sicuramente ci affideremo in primis alle conoscenze che abbiamo tutti noi per cercare di suonare il più possibile fuori, quindi si spera che, anzi, noi vogliamo già suonare fuori quest'estate. Per cui già presentare il nostro album di debutto quest'estate sarebbe ottimo. Poi chiaramente in procinto vorremmo fare un altro album, chiaramente, perché fatto il primo sicuramente non vorremmo fermarci qua, e fino ad arrivare a crearci una serata, diciamo, a crearci un repertorio che ci permette appunto di coprire chiaramente una serata intera e poi da lì prendere il via per altre cose. Inizialmente, appunto, avremo un po' da lavorare, ci dovremo creare un po' di opportunità collaborando anche con altre band, però, appunto, l'anno prossimo, appunto, è l'anno del riscatto, ecco, perché dopo 2 anni chiusi in pandemia, l'anno prossimo ci sarà molto da lavorare e ci dovremo impegnare, sacrificarci per ottenere un risultato comune, che è quello che di fatto vogliamo tutti, ecco, quindi suonare fuori il più possibile. Quindi all'inizio ci affideremo alle nostre conoscenze, poi chiaramente se ne faranno anche di altre, speriamo, per cui da lì poi sarà tutto un giro.
Una cosa, nella realizzazione dei testi, questo lo volevo chiedere prima, ma una realizzazione dei testi, visto che si tratta molto in inglese, si preferisce utilizzare anche l'italiano e soprattutto utilizzare testi molto sintetici, grezzi, da esprimere perfettamente il concetto, oppure come nell'italiano può essere un po' più prolissi, dove il racconto tende un pochettino a essere un po' lungo. Allora, per quanto riguarda lo stile dei testi, posso dire una cosa che non è una regola. Vabbè, intanto sull'inglese credo che non ci siano dubbi. Le canzoni saranno, almeno per il progetto, per come l'abbiamo immaginato, saranno tutte in inglese. Per quanto riguarda invece la stesura vera e propria del testo, lo stile che ha di scrittura vero e proprio, questo lo dico perché è il mio stile da sempre. Poi non escludo che magari altri di noi possano comunque mettere del loro nei testi, perché anche Pietro comunque ha contribuito ad alcune modifiche, aggiunte ai testi. Essendo lui, tra l'altro, linguista, diciamo, Linguista ci dà una mano per dire, sei quello che psicologa. del gruppo dà una mano ad avere una coerenza, no? Grammaticale, Sì. nei testi in inglese. E comunque sono testi molto ermetici, volevo arrivare a dire quello, cioè non sono mai completamente, assolutamente esplicativi di un concetto. Lasciano spazio ad alcune interpretazioni, non dico a tutte le interpretazioni, perché comunque la direzione la diamo sempre noi. Parlo come gruppo, perché comunque parte del testo si scrive anche sulla base della musica. La sua metrica, la sua lunghezza, la sua anche quanto banalmente tempo hai per esprimere un concetto in una strofa più o meno lunga, quello cambia mo di molto le cose. Io sono abituato a lavorare più sulla musica e la sua struttura per poi adattare un testo magari che avevo già scritto o che scrivo sul momento. La musica non segue quasi mai l'andamento di un flusso di coscienza. È per quello che sono testi molto, anche se vogliamo, brevi, almeno per il E momento, delle canzoni che abbiamo fatto fino adesso. ci sarà un'influenza di altri generi oppure tenderete a mantenere quel genere più rock di quel genere oppure spazierete nel tempo Su questo risponde Enrico, so che ha la risposta. Diciamo che Vabbè, sì. si è delineato comunque sì, Ogni domanda è giustamente, sì. c'è l'autore della risposta, è proprio o L'autore. è Enrico, o è Fra, o è Nico, o è Pietro, cioè dipende proprio dalla domanda. Vai, vai, Enrico, scusa. Dicevo prima, si è delineato praticamente uno stile che è arrivato dal mix di nostre personalità e gusti musicali alla fine, quindi il mix ha portato a questo e devo dire che è un buon mix alla fine. Poi penso che nel breve resteremo su questo mondo qui, sicuramente, anche se magari qualche pezzo avrà qualcosa di diverso, magari come qualche influenza un po' diversa, magari oppure un'atmosfera un po' diversa, non tutte così veloci, nervose, però penso che almeno per questo progetto, per questo album, insomma, rimarrà più o meno quello, ecco, l'ambiente sonoro, diciamo. Poi noi siamo aperti a tutto perché comunque ci piace anche sperimentare e
non ci poniamo limiti, ecco, musicalmente. Quindi sicuramente ci sarà un percorso, un'evoluzione nel tempo, come tanti artisti poi hanno, man mano che vanno avanti nel percorso, ecco. Questo, non ci poniamo limiti. Disco che uscirà, che sarà in lavorazione, e uscirà soltanto in formato digitale o anche in formato fisico? Parola complessa, fisico. Al giorno d'oggi parlare di supporti fisici, ne discutevamo proprio la scorsa settimana, nel senso che avevamo in mente all'inizio proprio di stampare un po' di copie, un centinaio di copie in formato CD, però poi anche discutendone la settimana scorsa è venuto fuori che forse non è molto conveniente, perché più che altro lo facevamo più per noi, per avere comunque un supporto fisico, per avere un ricordo fisico proprio no, del nostro lavoro, del nostro progetto che appunto è durato così nel tempo. Chiaramente adesso con l'avvento, nuovo avvento appunto del vinile, ci stavamo pensando effettivamente, quindi è ancora un po' tutto in forse, però abbiamo visto anche comunque che tante persone che conosciamo non usano più i CD, ormai anche per esempio le macchine stesse vengono prodotte senza il lettore CD. Per cui la cosa sta un po' scemando e tanti sono ritornati appunto a comprarsi giradischi o a riparare quelli che avevano magari usati magari dal papà, dal nonno, quindi è ritornato in voga appunto il vinile, per cui probabile che faremo un vinile del nostro lavoro, ecco, quella in teoria è la strada. Poi non lo so, vediamo l'anno prossimo. Per ora, comunque, rispondendo alla tua domanda iniziale, ora appunto i singoli che faremo uscire saranno in formato digitale, chiaramente su tutte le piattaforme streaming, ovviamente quelle a noi tutti conosciute, per cui aspettiamo l'anno prossimo per vedere appunto l'album che esito avrà. Una curiosità, quanto è importante o quando può essere dannoso le cover band per la musica, secondo voi? Se vuoi aprire un Guarda, discorso, vai, vai, Harry, vai, sono Harry, c'è rispondi, la risposta, dai, lì. ce l'hai in canna la risposta. Sì, Dopo la domanda giusta per lui proprio. incredibile proprio. Vai, vai. Sono due mondi paralleli, due cose diverse. Uno che fa cover lo fa per la fine a scopo commerciale, diciamo. Magari gli piace anche quell'artista di cui suonano le canzoni, però non è fare arte, non è esprimere se stessi con la musica. È più fare serate, date e guadagnare. Ecco, io la vedo un po' così. Diciamo che l'arte è un'altra cosa. È musica, ma non è arte. Ma ci sono le cover band ufficiali, gli Sì, Iron appunto. Maiden, i Kiss, gli Iron Maiden, poi si vestono, cioè, i Tutte. Queen, cioè, Sì, no, forse ma lì poi non è. stiamo esagerando un pochettino su questa cosa. Beh, sì, sicuramente. Un'estremizzazione poi dello spettacolo, no? Dell'essere fan più che altro. Ah, è un'altra cosa. Non interessa essere fan, mi interessa essere l'artista e fare la mia musica. Sono fan di tanti gruppi, ma non per questo arrivo a quel livello di, appunto, di Fanatismo, idolatrazione, come si dice. fan, no? Il fan, il fanatismo sono due cose diverse. Esatto. Sono proprio due mondi diversi, due approcci alla musica totalmente diversi. Basta metterlo nel videocassetta, un DVD oppure un CD e ascoltare direttamente il brano. Cioè, vedere queste persone che stanno sul palco, suonano, sì, bene, hanno la voce di Michael Jackson, di Freddie Mercury, però, cioè, Non è l'essenza loro, di fatto. Cioè, non non può c'è essere bravo l'anima. tecnicamente, non c'è l'anima, posso riconoscerti che sei bravo tecnicamente, hai una voce che l'hai allenata tanto, suoni la batteria e non sbagli un colpo, però è sempre qualcosa copiata da qualcun altro, di tuo non hai messo niente.
Quindi, cioè, allora, un conto è magari prendere una canzone di un artista e reinterpretarla magari a modo tuo. Ma quello è un altro discorso. Fare una cover vuol dire farla esattamente uguale dal minuto zero alla fine. Cioè, io prediligo magari più, magari può succedere che anche noi prendiamo una canzone di riferimento che abbia qualcosa in comune per tutti e quattro, che abbia un messaggio che si sposa con la nostra filosofia, eccetera, e allora si può reinterpretare, ma a modo nostro. Allora, quello posso accettarlo, perché comunque ci mettiamo del nostro, viene fuori anche la nostra, diciamo, attitudine, la nostra anima in quella canzone, ma non esiste. Cioè, io non concepisco copiare una canzone dall'inizio alla fine. Non, cioè, parlo da musicista, io l'ho fatto all'inizio da ragazzo, certo, perché bene o male, se vuoi suonare fuori, divertirti, eccetera, inizi così, però dopo, maturando, non l'ho più concepita questa cosa qui, non fa parte proprio di me, cioè non fa più parte di me. A questo punto mancano 2 potervi raggiungere e i saluti finali. Beh, dove poterci raggiungere? In che senso? Cioè, a Indirizzi livello di... social, tutti gli Ma... indirizzi che avete a disposizione. Sì, no, 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 non l'indirizzo di casa. No, beh, chiaramente. Dove poterci... No, no, beh, allora noi siamo in tutti, cioè siamo soprattutto in Instagram e anche in Facebook come Elmur underscore, quindi trattino basso band, e Elmor trattino basso band, sia in Facebook che anche in Instagram. Poi abbiamo appunto anche, ci potete ascoltare anche su YouTube, Spotify, Amazon Music, eccetera, eccetera. Quindi questi sono, diciamo, i canali più diretti. Per ora. Diciamo che sul profilo, correggimi poi Nick se sbaglio, sul profilo Instagram e Facebook c'è il link alle piattaforme, giusto? Esatto. Esatto, e tutte le nostre curiosità, Esatto. Quindi foto. fondamentalmente noi stiamo cercando di instradare i nostri ascolti e chi ci volesse conoscere e ascoltare su due social in particolare che sono appunto Instagram e Facebook, Elmur Band, Elmur underscore band, e lì ci sono i link per tutte le piattaforme, come giustamente diceva Enrico. Basta. Saluti finali. Chi Dai, chi parte? comincia? Chi parte? Allora, Pietro, a nome del gruppo ti ringraziamo per l'opportunità e l'esperienza che comunque qui non eravamo abituati, quindi Non sì, l'abbiamo mai esatto, fatto, a dire il vero, quindi io appunto. Quindi ti solo ringraziamo una per volta. l'opportunità e veramente insomma speriamo di risentirci per altri singoli o per l'album in qualche altra occasione, insomma. Comunque, grazie veramente di cuore. Ci ha fatto Sì. molto piacere. Sì, credo che Enrico abbia parlato a nome di tutti, Sì, assolutamente. poi io comunque mi sono sentito bene, ci siamo anche divertiti, non so, anche gli altri, però Sì, 4 risate comunque ce la siamo è sempre una bella esperienza. fatte. Sì, siamo stati bene, comunque speriamo di avere appunto altre occasioni e ringrazio appunto di nuovo di questa opportunità Assolutamente. che non capita sicuramente tutti i giorni e speriamo ce ne saranno altre occasioni del genere. RTM Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Possibilities, how many futures unfold whenever.